Avevo raccontato questa mattina un Midrash è una di quelle parabole che sono scritte di solito nel Talmud o in altri testi sacri, attraverso le quali noi impariamo tante cose. Il Midrash racconta che un giorno Mosè, prima di morire, ha parlato con Dio, ha detto: no, io adesso ho capito, sapete che Mosè non entra in terra di Israele, quindi ho capito che io non entro in terra di Israele, però almeno voglio sapere cosa sarà il futuro. E così Dio lo proietta in una scuola dove si studiava appunto la Torah nel periodo della Babilonia. E Mosè arriva e non capisce. Viene messo in questa classe, non capisce niente, non sa di cosa si parla, non riesce a capire. E rimane un po' sconvolto, che dice: ma allora qui hanno cambiato tutto, è tutta un'altra cosa, non è quello che io ho, che è stata la mia rivelazione direttamente con Dio. A un certo punto un bambino, uno di questi studenti, alza la mano, fa una domanda e riceve una risposta dall'insegnante che è Halakha le Moshe Sinai. Che in italiano vuol dire: questa è una legge data a Mosè sul Sinai. La prima reazione di Mosè è quella di: ma come? L'ha detto a me, io non sto capendo. In realtà, poi in quel momento forse lui capisce che tutto quello che è successo, che è stato studiato dopo, era già incluso nella Torah, nella rivelazione che lui aveva avuto, ma anche lui doveva passare attraverso un percorso di capire nuove cose, e quindi in qualche modo di rinnovamento. In realtà la Torah ha passato un lungo percorso che vi illustro brevemente. Allora, come sappiamo, dalla rivelazione di Mosè è stata scritta solo la Torah. Quando si dice la Torah intendiamo il Pentateuco, cioè i cinque cosiddetti libri mosaici. Questi da soli in realtà non bastano per capire tutta la filosofia ebraica. E a fianco di questi esiste la legge orale. La legge orale, ecco, tra l'altro la legge orale non è stata riconosciuta dal cristianesimo, fa parte solo dell'ebraismo. La legge orale spiega appunto la Torah, quindi la Torah scritta, e aiuta in moltissime situazioni a capire cose che forse non sono scritte esplicitamente o sono scritte in modo non completamente chiaro. E quindi già la promulgazione della legge orale in qualche modo è il primo rinnovamento. Poi andiamo avanti nei secoli e è stato scritto il Talmud. Il Talmud è quello di cui ci parleranno i nostri due ospiti. Il Talmud è la discussione della legge orale. Quindi anche questo è un ulteriore passo verso la divulgazione e quindi allargare in qualche modo le persone che possono studiare e far sì che a questo punto ogni persona capisca e possa di per se stesso rinnovare. Poi abbiamo i vari commentatori come il famoso Rashi, che anche lui fa in modo che partendo da un livello inferiore di conoscenze si possa comprendere. Quindi questo è un percorso che abbiamo passato e che dura ancora oggi di allargamento delle persone che possono comprendere i testi. Pensate che quando io ero piccolo, il Talmud era riservato a pochissimi, cioè poche persone erano in grado di studiare da soli e di capire il Talmud. A un certo punto sono iniziati anche qui a nascere una serie di libri che hanno fatto sì che il Talmud potesse essere divulgato molto di più. Quindi sono usciti Israele, eccetera. Il primo di questi libri, fra l'altro, è un libro che io ho trovato a casa mia, nella biblioteca di mia mamma. Piace sottolineare la biblioteca di mia mamma perché poi Miriam Camerini ci parlerà appunto dello studio, delle donne, dell'ebraismo, che negli ultimi anni forse ha avuto un maggiore impulso. E questo libro è stato scritto nel 1967.
vi leggo un passo che è veramente interessante, proprio due righe. Il Talmud è scritto in aramaico, non in ebraico. Al tempo del Talmud l'aramaico era una lingua parlata e l'ebraico era una lingua morta. Quando questo Rav Unterman nel 1967 ha fatto questo commento, aveva già la paura di scontrarsi contro i tradizionalisti che avrebbero rifiutato un libro che in qualche modo inseriva novità e cambiava soprattutto il modo di studio, perché lo studio era fondato su un libro già, come dire, congelato anche nell'impaginazione, scritto in aramaico, e lui scrive, sono cambiati i tempi. Nella generazione di Onkelos, un traduttore dall'ebraico all'aramaico, cioè circa 2000 anni fa, c'era la necessità di tradurre la Torah dall'ebraico all'aramaico. E poi dice, e in questa generazione invece c'è bisogno di tradurre il Talmud dall'aramaico all'ebraico. E lui finisce questa piccola cosa dicendo, sia benedetto il Signore che siamo riusciti ad arrivare a questo. Nel senso che l'ebraico oggi è una lingua viva, una lingua parlata, e questo per noi è qualcosa di miracoloso. Ecco, a questo punto penso di poter dare la parola a Rav Ascoli. Vi racconto solo due parole su Rav Ascoli. Michael Ascoli ha conseguito la laurea rabbinica presso il Collegio Rabbinico Italiano, dove ha insegnato per diversi anni. È docente di esegesi biblica al corso del diploma universitario triennale di studi ebraici, partecipa al progetto della traduzione del Talmud babilonese, di cui parleremo, che appunto si ricollega con quanto ho detto, per il quale è stato curatore di due trattati. Collabora con il giornale Pagine Ebraiche e a diverse attività culturali dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Dal 2007 al 2010 è stato assistente del Rabbino Capo di Roma e dal 2010 si è trasferito in Israele, dove attualmente vive. Michael Ascoli è quindi mio doppiamente collega, perché sia ingegnere e sia rabbino, e anzi triplamente, perché anche io ho un po' lavorato al progetto di traduzione del Talmud. Lascio la parola a Grazie al Rabbi Ingegner Ariel per questa introduzione. Allora, vorrei proporre qualche riflessione attorno a questa traduzione del Talmud in italiano, che è appunto, se volete, un ulteriore passo nella direzione che Rav Ariel ha citato ora, di allargare il pubblico, l'utenza dello studio del Talmud. Quindi è stato fatto un primo passo per passare dall'aramaico all'ebraico, all'ebraico corrente, diciamo, operazione poi abbondantemente ripetuta notoriamente da Rav Steinsaltz e poi da vari altri. E questa stessa esigenza è stata poi sentita fra gli ebrei di varie altre nazioni e comunità nel mondo, sicché sono venute fuori traduzioni del Talmud in inglese, in francese, in spagnolo e via via in tante altre lingue. Recentemente sempre Rav Steinsaltz ha curato la versione in russo, e non vorrei ora far torto a svariate altre lingue nelle quali sicuramente la traduzione esiste. E al fine si è arrivati anche a questo progetto di traduzione Talmud babilonese in italiano, che per noi italiani costituisce evidentemente una novità assoluta e importantissima.
Vorrei dire questo, io lavoro, collaboro con il progetto da 10 anni, e tuttavia non sono un rappresentante del progetto, quindi le cose che ora dico le dico a titolo assolutamente personale, non hanno tanto a che fare con il progetto in sé quanto con, diciamo, la rilevanza, l'importanza di avere a disposizione una traduzione in italiano e qualche specifica caratteristica di questa traduzione. Si è parlato prima di innovazione. Qui in realtà l'innovazione è nel fatto stesso di avere la traduzione. Dal punto di vista del risultato non è che qui si propongano dei metodi nuovi di studio o chissà che, mentre invece dal punto di vista tecnico, diciamo, quello che l'utente non vede, vedono gli addetti ai lavori, c'è anche dell'innovativo in senso proprio. Non è un caso che il progetto sia seguito dal punto di vista tecnico, appunto, dal Dipartimento di Linguistica Computazionale del CNR. Quindi dal punto di vista del software che c'è dietro c'è sicuramente un aspetto innovativo. Dal punto di vista dell'utente che vede l'opera, la grande innovazione è nella traduzione e che comunque riflette proprio per il fatto che poi si è scelto non di prendere una traduzione già esistente e di riproporla in italiano, per esempio facendo un'edizione italiana della traduzione di Ralph Steinmetz, quanto di procedere a un progetto autonomo, evidentemente si riprendono anche delle caratteristiche che sono un po' tipiche dell'approccio, potremmo dire, di studio rabbinico italiano. Questo, per esempio, lo si vede nel modo in cui ci sono indici, glossari, quindi c'è un approccio in qualche modo accademico, e c'è anche una strutturazione nel testo. Adesso faccio brevissimamente vedere un esempio per meglio chiarire cosa intendo con questo, ed anche il ricorso a degli schemi, quindi un certo modo di studiare che in qualche modo può definirsi, se non esclusivamente italiano, ma in qualche modo caratteristico di un certo tipo di approccio. Allora, voglio farvi vedere proprio, contrariamente a quanto pensavo, non è possibile condividere contenuti sullo schermo, quindi non vi posso far vedere quello che avevo pensato di farvi vedere, a meno che l'opzione non verrà sbloccata. L'altro aspetto importante dell'avere una... Oh, adesso sì, allora facciamo un passo indietro. Allora, questa è la pagina di Talmud tradizionale, così come Rav Ariel diceva prima, anche chiusa nel suo contenuto e nel suo aspetto visivo, va bene? E questa qui invece è la pagina, no, della traduzione italiana, non è una pagina a caso, è una pagina presa dal trattato di Rosh Hashanah, visto che siamo vicini a Rosh Hashanah, al capodanno ebraico, e quindi alla fine vorrei anche dedicare 5 minuti proprio a dare un esempio pratico. E vedete che, insomma, per il lettore italiano è un po' più semplice arrivarci da qui che non dalla pagina che abbiamo visto in precedenza. Ovviamente per una pagina di computer, di Talmud tradizionale, una pagina dell'edizione Vilna, alla quale normalmente si fa riferimento, ne servono di pagine così diverse, okay? Quindi questa è soltanto una delle pagine che traducono. L'altro aspetto importante e fortemente innovativo della traduzione in italiano
è il fatto che abbiamo la possibilità non solo di studiare Talmud, ma anche e non solo in un modo che non sia più censurato, non sia più controllato, che è un retaggio di secoli che per molti versi ancora ci portiamo appresso, non solo in Italia, ma in Italia in modo particolarmente forte. Ebbene, non solo non censurato e non controllato, ma addirittura in questo caso incoraggiato, perché il progetto è un progetto, come dicevo prima, che è supportato dal CNR, che è addirittura stato recentemente premiato, preso dalla stampa, è stata data la medaglia della cultura. Quindi questo vuol dire che è un progetto fortemente voluto dalla collettività italiana non ebraica, quindi c'è un aspetto assolutamente nuovo in questo. Ora vorrei dire che l'idea che di un interesse per lo studio del Talmud è un'idea che, per quanto possa sembrare strana, è presente in alcune culture anche del tutto estranee, senza nessun contatto con l'ebraismo. Anche qua vi faccio vedere al volo un paio di titoli, così proprio al riguardo. Molti di voi sanno probabilmente che da ormai diversi anni, questo articolo è del 2015 e già allora erano diversi anni che andava avanti la storia, il Talmud è particolarmente diffuso e noto in Corea del Sud. Perché in Corea del Sud? Perché sono convinti che la logica, il modo di studiare Talmud sia un incentivo particolarmente forte, che può dare una spinta allo sviluppo delle capacità dialettiche, delle capacità anche di business. Attenzione che, come l'articolo stesso qua sottolineava, questo si presta anche alla critica, insomma, se gli ebrei riescono bene nel commercio è perché alle spalle c'hanno il Talmud, studiamo il Talmud così riusciamo bene anche noi, e da uno stereotipo, diciamo così, positivo si rischia anche di passare facilmente a stereotipi negativi. Comunque questa tendenza in Corea del Sud è una tendenza che ormai è un dato di fatto da moltissimi anni e continua a essere così. C'è quest'altro articolo, proprio quasi al volo, qui ci si riferisce invece alla Cina, e anche qui, come vedete, che è l'elemento che è alla base di questo interesse, è un elemento non di genuina curiosità culturale, quanto di scoprire il segreto del successo ebraico. Okay. Allora, in Italia credo e spero anche che la prospettiva sia differente. Non è che noi abbiamo bisogno di una qualche conferma dall'esterno, abbiamo così tanto a cuore il Talmud, abbiamo così tanto strenuamente difeso per secoli, che non è che un input in più o in meno dal mondo circostante cambi le cose. Però è estremamente interessante che ci sia questa atmosfera nuova, questa espressione nuova di un interesse che non è più un rapporto, anche questo nuovo, perché nostra etate, in fondo parliamo di 60 anni fa, quindi in prospettiva storica assolutamente nulla, di un nuovo rapporto che non è più un rapporto di sopravvivenza per quanto ci riguarda, ma bensì di possibile cooperazione. E, con moltissima prudenza, ma c'è questo aspetto. Che cosa ne verrà fuori? Non abbiamo la minima idea. Ovvero quale potrà essere l'eventuale frutto dello studio, della semplice lettura, del
dell'analisi del Talmud fatta dal lettore italiano che la fa la lettura non perché legato dalla propria tradizione, ma per interesse, è una cosa che è tutta da scoprire. L'avventura in questo senso inizia ora. Allora, per non parlare soltanto in astratto, andiamo a vedere qualcosa, come dicevo prima, e riprendiamo la paginetta che avevo proiettato, direttamente la parte in traduzione, e come dicevo è un brano, una piccolissima parte di un brano, quella che propongo, che ha a che fare con lo shofar, con il corno che si usa di Rosh Hashanah, nel Capodanno ebraico. La Gemara, il Talmud, i due nomi diciamo sono equivalenti, la Gemara si sviluppa attorno a un nucleo iniziale che è la Mishnah. Allora, nella Mishnah, che qui non è proiettata, c'è una discussione su come debba essere il corno che si suona a Rosh Hashanah. E così come la discussione si sviluppa a proposito del corno di Rosh Hashanah, come spessissimo avviene nelle discussioni talmudiche, si allarga anche a quello che si usa nel Kippur, non in ogni Kippur, ma soltanto nel Kippur alla fine all'inizio del giubileo, di 50 anni in realtà, e in occasione dei digiuni. Ora, sia il giubileo che i digiuni, per motivi vari, non sono più di fatto in uso, non quel tipo di digiuni lì, e quindi quello che rimane rilevante ai nostri giorni è il suono di Rosh Hashanah. Ma comunque, nella logica dei nostri maestri, le cose vanno insieme. Allora, dopo aver visto una discussione nella Mishnah tra chi ritiene che il corno di Rosh Hashanah debba essere curvo e chi invece ritiene che debba essere dritto, inizia la discussione nella Gemara. E la Gemara dice così, che riporta una ulteriore opinione. Vedete qua, a proposito del modo in cui questa edizione della traduzione è fatta, che ogni parte del testo è contraddistinta da una stringa fra parentesi che indica che cosa costituisce quella parte all'interno del brano. Quindi se si tratta di un'opinione riportata, di una risposta, di un'obiezione, di una domanda e così via. Allora il testo dice così. Disse Rabbi Levi, è precetto di Rosh Hashanah e di Kippur usare corni ricurvi, e tutto il resto dell'anno, ossia nei digiuni, è precetto usare corni dritti. Questo si obietta, ma abbiamo queste parole, fra parentesi, non ci sono nel testo originale, fanno parte delle caratteristiche di questa traduzione. L'obiezione dice così, ma abbiamo studiato nella nostra Mishnah che lo shofar di Rosh Hashanah deve essere di stambecco e dritto, mentre ora Rabbi Levi dice che deve essere ricurvo. La risposta, Rabbi Levi segue l'opinione di quel Tanà, di quel maestro, così come ha insegnato in una baraita, in una fonte rabbinica, Rabbi Uda dice a Rosh Hashanah suonavano con i corni di montoni ricurvi e nei giubilei con quelli di stambecchi. Allora, a questo punto, vedete come il ragionamento segue un filo perfettamente logico, c'è un'obiezione. Ma allora perché non dire semplicemente che per Rabbi Levi la regola è come Rabbi Uda? Perché nella Mishnah Rabbi Uda aveva detto che Rosh Hashanah suonavano con i corni di montoni che sono ricurvi. Risposta, se tu avessi detto che la regola è come dice Rabbi Uda, avrei pensato che anche per il giubileo Rabbi Levi pensa come Rabbi Uda. Invece qui Rabbi Levi, nella nostra fonte, non ha detto nulla a proposito del corno che si deve usare nel giubileo. Per cui se noi avessimo detto in modo stringato che semplicemente
la regola segue Rabbi Yehuda, avremmo potuto dire che ciò è vero anche per il Giubileo, e invece forse Rabbi Levi non pensa così a proposito del Giubileo. Pertanto ci fa invece sapere che non è così. Rabbi Levi concorda con Rabbi Yehuda sui corni ricurvi a Capodanno, ma dissente sul Kippur, per il quale, a differenza di Rabbi Yehuda, chiede lo stesso corni ricurvi. Allora, a questo punto, se fossimo andati un po' persi nel seguire il ragionamento, ecco che una delle caratteristiche di cui parlavo prima di questa edizione è quella di riportare alla fine uno schema che riassume e, a mio avviso, in modo molto efficace, facilita poi la comprensione del brano. Quindi si riportano le varie opinioni e quale sia la regola a proposito di Rosh Hashanah, a proposito del Kippur che cade nell'anno del Giubileo e per i digiuni nel resto dell'anno. Ora, fin qui è sembrata una discussione assolutamente tecnica. Molto spesso ciò avviene nel Talmud. Succede anche che, indagando poi che cosa ci sia alla radice di una certa discussione, si trova anche materiale per approfondimenti più, diciamo, di pensiero, filosofici, se vuole. E qui, con questo, facciamo ancora un passetto avanti. Su che cosa dissentono il maestro anonimo della Mishnah e Rabbi Yehuda, cioè quello che sostiene che il corno debba essere curvo e quello che l'altro sostiene invece che il corno debba essere dritto? Un maestro sostiene che a Capodanno, quanto più una persona piega la sua mente, tanto più vale, e per questo c'è bisogno di uno shofar ricurvo, simbolo di sottomissione. E nel giorno di Kippur, quanto più una persona distende la sua mente, pensando alla proclamazione della libertà dalla schiavitù e alla restituzione delle terre, che sono gli elementi tipici del Giubileo, ebbene, quanto più una persona distende la sua mente, tanto più vale. In tal modo si mantiene la differenza simbolica tra le due ricorrenze e si rifiuta la Gezerah Shavah, non entriamo in questo, che parifica l'uso di Kippur e quello del Capodanno. L'altro maestro, il primo anonimo della Mishnah, sostiene che a Capodanno, quanto più una persona distende la sua mente verso l'alto, e ciò è rappresentato dal corno dritto, tanto più vale. E così anche di Kippur, perché Kippur è assimilato al Capodanno mediante la Gezerah Shavah. Vabbè, non posso fare a meno di dirlo, la Gezerah Shavah è una delle tecniche ermeneutiche, che praticamente significa di uguale definizione, uguale decreto. Ricava i precetti relativi a un certo ambito da un altro basandosi su una parola uguale che ricorre nei due frangenti. Quindi, secondo quest'altra opinione, a Capodanno quanto più una persona distende la sua mente tanto più vale, mentre nei digiuni quanto più una persona piega la sua mente tanto più vale. Ma se noi da qui possiamo riflettere in vista di Rosh Hashanah e di Kippur su questa tensione che da questo brano è evidente fra la, scusate il gioco di parola, la tensione verso l'alto da una parte e l'essere curvi come indice di sottomissione dall'altra. Sono due elementi che in una forma o nell'altra sono presenti. Forse può sorprendere un po' questa cosa, ma in realtà sono presenti sia nel Rosh Hashanah che nel Kippur, quindi spero che questo brano, oltre ad aver dato un minimo assaggio in sé, possa anche servire come spunto di riflessione in vista delle prossime festività. Mi fermo qui, spero di aver lasciato abbastanza tempo a Miriam. Sì, non so se devo partire direttamente o se Ravariel voleva riprendere la parola un attimo. Io sono qua, però non so se devo parlare oppure no.
Ancora un istante, ecco. Miriam Camerini è nata a Gerusalemme nel 1983 ed è cresciuta a Milano. Ha studiato lettere e storia del teatro a Milano, Bibbia e letteratura rabbinica a Gerusalemme. Ha studiato canto con Lee Colbert e Camilla Barbarito. È stata assistente alla regia di Lorenzo Arruga e di Cesare Lievi all'Opera di Zurigo e alla Fenice di Venezia. Prima di iniziare a cimentarsi con i suoi progetti di teatro ebraico con sede a Milano, regista teatrale, autrice, attrice, cantante e studiosa di ebraismo, si dedica all'allestimento di spettacoli teatrali e musicali, festival e rassegne attorno e all'interno della cultura ebraica in Italia e nel mondo. Tra i suoi spettacoli, Golem, Un grembo, due nazioni, molte anime, Il mare in valigia, Caffè Odessa, Messia e rivoluzione e lo Shabbat di tutti. Performance, cena dedicata al sabato, nata a Mantova, Festival Lettura nel 2013, da allora mai più fermatosi. Miriam collabora con varie testate di cultura religiosa, fra cui il mensile Jesus delle edizioni San Paolo, per cui cura la rubrica mensile La Cantica di Miriam, dedicata a donne, arte e religioni. Il suo ultimo libro, Ricette e precetti della Giuntina 2019, illustrato da Jean Blanchard, con prefazione di Paolo Rumis e ricette di Labna. Racconta il rapporto intricato fra il cibo e norme religiose ebraiche, cristiane e islamiche. È stato pubblicato in Germania nel 2021 con il titolo Rezepte und Gebote. Miriam sta studiando per diventare rabbina alla scuola Ar-El di Gerusalemme, una delle prime accademie rabbiniche ortodosse aperte alle donne. Potrebbe diventare a breve la prima donna rabbina italiana nel mondo dell'ebraismo ortodosso. Lascio la parola. Grazie, grazie Ravariel, grazie Rav Michael, è stato bello ascoltarvi fin qua. E, diciamo, quello che a me viene in mente pensando a Talmud e rinnovamento è anche nel mio caso una Gadà, un Midrash, quindi un racconto della parte narrativa del Talmud, e precisamente ci troviamo nel trattato di Gittin del Talmud babilonese a pagina 56, dove ci troviamo proprio alla vigilia della distruzione della conquista di Gerusalemme ad opera dei Romani nel 70 d.C. e stiamo proprio in un momento di grande crisi e angoscia, è uno forse il momento più drammatico della storia ebraica, quantomeno antica. E in quell'occasione sappiamo molte cose riguardo anche alle varie fazioni che hanno approcci diversi rispetto a quella che immaginano debba essere la sopravvivenza politica, spirituale, religiosa, fisica del popolo ebraico. E allora ci sono appunto varie fazioni, quelle che vogliono difendere il Mikdash, il Tempio, il Santuario ad oltranza, costi quello che costi, pensando che non esisterà un ebraismo senza la centralità del Tempio di Gerusalemme, che in effetti fino a quel momento è il luogo cardine della vita ebraica. Ci sono varie sette armate che vogliono porre una resistenza all'ultimo uomo e all'ultimo sangue, pensiamo al caso degli eroi di Massada, eccetera. E poi invece ci sono quelli che noi solitamente chiamiamo Perushim, farisei, cioè una fazione, appunto, anche letteralmente proprio un gruppo, una setta potremmo dire, che è quella in realtà poi dei rabbini, dei maestri, in pratica poi di quelli da cui noi discendiamo in realtà. E dentro appunto a questo racconto, nella Masechet di Gittin, si parla di Yohanan ben Zakkai, che è un maestro importantissimo del Talmud, il quale in qualche modo mette in scena quasi uno spettacolo, una finta dal fortissimo valore simbolico, reale, strategica e al tempo stesso appunto molto molto gravida di simboli. E cioè lui si finge dapprima malato, moribondo, agonizzante, sparge la voce appunto che è lì per morire e infine si finge appunto proprio morto.
E questo gli consente di farsi mettere in una bara, si fa trasportare dai suoi discepoli più fidati, addirittura ci sono dettagli anche molto folcloristici su come diffonda una certa puzza nella sua camera per far credere davvero di essere quasi un corpo in decomposizione, e appunto tenete a mente tutte queste immagini che vi racconto. E così si fa portare, appunto fingendosi morto dentro a una bara, dai suoi discepoli, trasportato fuori dalle mura di Gerusalemme. Ha la fortuna, se così vogliamo dire, che uno delle persone invece degli oltranzisti, di quelli che non vogliono che nessuno esca da Gerusalemme vivo, cioè che vogliono resistere ad oltranza all'assedio dei romani senza trattare una resa, sia il figlio di sua sorella, quindi un nipote, che quindi mette una buona parola e fa sì che questo cadavere, tra virgolette, non venga trafitto per verificarne l'effettiva morte, e quindi, contrariamente a quello che solitamente fa questo picchietto per assicurarsi appunto che anche i morti siano morti davvero, lui non viene trafitto e quindi viene portato fuori dalle mura di Gerusalemme assediata, si porta al cospetto del governatore romano che sta comandando l'assedio, del generale che sta conducendo l'assedio, che nelle fonti è chiamato Vespasiano, potrebbe anche esserlo davvero in realtà, e quando si trova davanti a Vespasiano vivo, come dire, si rialza in piedi, un po' una scena quasi da opera, lo saluta come imperatore. E Vespasiano gli dice: ma perché mi hai salutato come imperatore? Io sono solo il generale. E sempre secondo questa leggenda a sfondo storico, proprio in quel momento arriva la notizia da Roma che l'imperatore precedente è morto e che Vespasiano deve tornare a Roma perché è stato proclamato imperatore successore. E allora, impressionato da questa sorta di profezia di questo rabbino al quale evidentemente attribuisce dei poteri divinatori, Vespasiano gli dice: guarda, prima che io ritorni a Roma posso esaudire un tuo desiderio, domandami quello che vuoi e ti sarà accordato, no? Sentite il valore proprio anche da favola di questa storia. E il nostro Yohanan ben Zakkai in quel momento decide qualche cosa che avrà un effetto perenne, anche il fatto che noi siamo qui oggi in questo momento a fare questo che stiamo facendo, a parlare del Talmud, delle sue traduzioni, eccetera, dipende da quel momento lì, cristallizzato in questa narrazione, perché Yohanan ben Zakkai in quel momento non chiede a Vespasiano: ferma l'assedio di Gerusalemme, risparmia la città santa, risparmia il tempio, salva i sacerdoti e i sacrifici, bensì gli dice: dammi Yavne e i suoi saggi, e cioè rinuncia, e tra un secondo proveremo molto rapidamente a vedere perché, ma rinuncia a cercare di salvare quello che probabilmente è insalvabile, bensì decide che in realtà da quel momento in avanti l'ebraismo può sopravvivere in una piccola città che oggi sta nel centro di Israele, non lontano da Tel Aviv, e con i suoi saggi, con i suoi maestri. E questo beneficio, che in fondo non è così enorme, che lui chiede, gli viene accordato, e dopo la distruzione del secondo tempio di Gerusalemme i saggi, i chachamim, i maestri, i rabbini si trasportano appunto nelle città del centro del paese, e da lì in qualche modo rinasce o continua, prosegue, ricambia forma, se vogliamo, l'ebraismo, che è quello in cui noi viviamo ancora oggi, cioè per gli ultimi 2000 anni, l'ebraismo rabbinico, che nasce quel giorno. Allora, perché vi ho raccontato per sommi capi questa storia proprio adesso per parlare di Talmud e rinnovamento? Perché per me questo è uno degli esempi più belli in assoluto tra quelli la narrativa talmudica, di come sia a volte difficile capire che cosa si intende per rinnovamento. Cioè, proviamo, al di là appunto dei dati proprio di favola di questo racconto, ad analizzarne rapidamente alcuni simboli. C'è un maestro che decide di putrefarsi, cioè di fingersi ammalato, addirittura appunto di puzzare in qualche modo, di fingersi morto, di farsi morto. Qualunque attore, qualunque persona lavora in teatro sa che in realtà la finzione non è mai al 100% una finzione, c'è un elemento di realtà in quello che si fa, ma in realtà non c'è bisogno di essere un attore, lo sa qualunque bambino che gioca. C'è un elemento di verità in quello che si fa, cioè se io mi fingo morta a un certo punto una minuscola percentuale di me muore davvero ogni sera, ogni replica di uno spettacolo, per esempio. E allora questo maestro realmente ci fa vedere come l'ebraismo, come lo ha conosciuto fino a quel momento, realmente muore in quel momento, e proprio per sopravvivere deve lasciarsi traghettare, trasportare fuori dalla generazione più giovane, simbolicamente dai discepoli, dagli allievi, quindi
da quelli che seguono, che andranno avanti, e appunto deve essere morto per un momento, quindi questa diciamo visione proprio orizzontale di questa bara che esce dalle mura di Yerushalayim, di Gerusalemme, assediata, ormai appunto moribonda anche lei per come l'abbiamo conosciuta, e che soltanto fuori dalle mura di questa città, che ormai ha finito il suo mandato in quel momento, in quella forma, solo così può rimettersi in piedi, arrivare davanti all'altro per eccellenza, che è appunto Roma. Sappiamo, Roma è Esaù, è l'altro da sempre, per sempre, proprio l'antagonista, l'altro rispetto al popolo ebraico, e davanti a questo ne riconosce in qualche modo l'autorità, appunto chiamandolo imperatore addirittura prima che questo sappia ancora di esserlo diventato, e appunto alla richiesta di che cosa vuole salvare, non chiede di salvare tutto, ma chiede di poter rinascere sotto altra forma, e questo gli viene accordato. Allora, al termine di questa Gadà, di questo racconto, c'è una discussione tra i maestri che dicono: ma perché non ha chiesto di tutta Gerusalemme, del Tempio, che era la sua occasione per chiedere? E si dice tafasta meruba lo tafasta, tafasta muata tafasta, che vuol dire hai cercato di prendere molto, non lo hai preso, hai cercato di prendere poco, l'hai preso. Quindi non è soltanto salvare il salvabile, accontentarsi di quello che c'è, è qualcosa di molto di più, è il riconoscimento del fatto che a delle volte bisogna essere in grado di modificare in corso d'opera le proprie priorità, quello che si pensa che per migliaia di anni, se pensiamo appunto al Tempio di Gerusalemme, è sembrato essere il cuore pulsante, la chiave di sopravvivenza di tutto il popolo ebraico, in quell'istante Yohanan ben Zakkai capisce che quella cosa lì è finita ed è inutile accanirsi, e invece bisogna proiettarsi verso una continuità appunto simboleggiata dai discepoli che portano avanti la sua bara. E questo, diciamo, è il pensiero talmudico che mi veniva da associare a questo bellissimo tema di oggi del rinnovamento. L'altra cosa sulla quale ero stata invitata a proporre più che una riflessione, diciamo semplicemente la condivisione di alcune informazioni, mi viene da dire in questo caso, è appunto dal punto di vista dello studio del Talmud da parte delle donne, che è qualcosa alla quale assistiamo negli ultimi decenni nel mondo ortodosso. Stiamo parlando ovviamente del mondo dell'ortodossia moderna, quindi quello che in Nord America si chiama appunto Modern Orthodox, che in Israele è associato con il diciamo il movimento Dattile Umi, con i sionisti religiosi, le kippot srugot, diciamo, con quelli delle kippot all'uncinetto, quindi non con il grande mondo dei haredim, cosiddetti convenzionalmente ultraortodossi. E in questa appunto società, in questa civiltà, da una ventina, trentina d'anni esistono e si stanno esponenzialmente aumentando scuole che favoriscono, permettono, ormai quasi non mettono nemmeno in discussione, l'accesso anche delle donne, anche giovanissime, allo studio del Talmud. Quindi si inizia proprio a Gerusalemme con una scuola, un liceo, una scuola superiore che si chiama Pelech, che ha iniziato appunto più di 20 anni fa. Scuole religiose in Israele sono separate per sesso, e lì appunto anche le ragazze, quindi allieve di 12, 13, 14 anni, iniziano a studiare Gemara, Talmud, come quando noi iniziamo a studiare latino, diciamo. E a seguire, per chi ha finito il liceo, esiste anche da una ventina d'anni la Midreshet Lindenbaum, o Bruria, dal nome di una delle poche donne studiose nel Talmud, la moglie di Rabbi Meir, e appunto questa è una scuola post-liceale, quindi molte la frequentano tra il liceo e l'università, tra il liceo e il militare, nel caso delle israeliane, che appunto anche questa propone un curriculum molto alto, molto elevato di studio della Gemara, cioè del Talmud. E così via, ci sono scuole come Nishmat che si concentrano sull'aspetto rabbinico, ma specificamente normativo, legato proprio a questioni del femminile, quindi tutto il tema della purità e impurità, dei bagni rituali, della nidà, della fertilità, dei rapporti coniugali, eccetera. E c'è la scuola che io frequento da alcuni anni, che esiste da 6 anni, Bet Midrash Harel, che invece è una scuola mista, cioè aperta a uomini e donne, che è fra le primissime nel mondo ortodosso
conferire il titolo rabbinico anche alle donne. Prima di Harel esiste dal 2009 a New York invece una scuola che si chiama Maharat, che è una scuola di formazione rabbinica solo per donne, che ha scelto di chiamare le sue laureate appunto Maharat, nonostante il corso di studi che seguono è esattamente quello di un rabbino, quindi con i 3 anni Shabbat, Kasherut e Nidah, cioè il curriculum standard di un rabbino ortodosso, però hanno scelto le appunto donne che completano questi studi di chiamarsi Maharat, che è un acronimo, una sigla in ebraico di grosso modo maestra spirituale del genere, proprio per non andare a utilizzare il titolo di Rav e quindi non entrare in conflitto, diciamo, con l'ortodossia americana, soprattutto proprio sul nome di rabbino. Però di fatto poi quello che studiano è abbastanza uguale, compresi corsi proprio anche di cura pastorale, diciamo, quindi le prepara a diventare in realtà guide anche proprio di comunità ebraiche ortodosse, specificamente nel Nord America. E questi sono alcuni esempi, ce ne sono altri. C'è la scuola che ho frequentato una dozzina d'anni fa, che si chiama Pardes, che è una scuola appunto di studi rabbinici, Mishnah, Talmud, Midrash, eccetera. Anche questa mista, anche questa, diciamo, legata al mondo Modern Orthodox, sta a Gerusalemme e forse è una delle pioniere, esiste già dagli anni 70. Insomma, gli esempi sono vari, però grosso modo ovviamente concentrati tra paesi di lingua anglofona e Israele. Questo più o meno è quello che posso dire così dalla distanza. Se poi ci sono domande, sono felice di rispondere. Ok, ringraziamo i nostri oratori. Se ci sono domande, siamo ben lieti di rispondere. Naturalmente ogni domanda magari rivolta a rivolgere a chi la persona che ha parlato. Dico soltanto che purtroppo tra 10 minuti, 8 minuti mi devo staccare perché siamo arrivati a Oria, che è la sede della nostra prossima esibizione di Caffè Odessa, e siamo qua in tour delle Puglie per la giornata della cultura ebraica, quindi tra 8 minuti ho un sound check. Se non ci sono domande, allora chiudiamo qui. Ok, grazie a tutti. E volevo soltanto, vi ringraziamo della vostra presenza, speriamo di avervi dato una piccola pillola così di ebraismo e che possa essere stato interessante, e volevo solo ricordare che alle 18 qui sulla piazza Primo Levi ci sarà un concerto degli studenti del conservatorio, delle viole da gamba del conservatorio di Torino, che suoneranno le musiche di Salomone Rosti. Il concerto durerà una mezz'ora, e qui sulla piazzetta all'esterno. Grazie. Ringraziamo tutte e due e niente. Grazie a voi. Grazie. Tempo perfetto. Buon proseguimento. Noi qua siamo arrivati a questa splendida Oria meravigliosa. Ciao a tutti. Quasi più vicina qua che alla. Esatto. Cioè, tra un po' prendo la nave e arrivo. Ciao, alla prossima. Grazie. Buon proseguimento.